a tutti, sono Octo di Pura Fibra Italiana. In questo video parleremo di una nuova teoria con un sacco di elementi e un sacco di prove che andremo a vedere all'interno di questo video, che confermano una cosa veramente straordinaria. La mappa di Fortnite molto probabilmente, in questo video andremo a vedere proprio i motivi per cui dico molto probabilmente, verrà sommersa con l'arrivo della stagione 8. Vi ricordo che queste sono tutte teorie e scommetto che alcuni di voi, dopo averle sentite, sicuramente avranno altri puntini da collegare e nei commenti potrete scrivere le vostre teorie in merito a tutte queste faccende. Già dai primi giorni della season 7 qualche persona aveva suggerito che il mega blocco di ghiaccio col castello, diciamo, semi sommerso si sarebbe sciolto con l'andare avanti della season e il castello sarebbe venuto sempre più in superficie. Chi lo avrebbe mai detto? Chi lo avrebbe mai detto? Bravi! Bravi! Infatti così è successo, il ghiacciaio si è sciolto un pochino in modo da far sbloccare la zona con la spada, che comunque poi hanno rimosso, ma vabbè. Questo è uno dei piccoli indizi che comunque ci fanno capire che pian piano durante la season 7 e quindi fino ad arrivare alla season 8, che inizierà circa ai primi di febbraio, capiamo che tutto il ghiaccio che c'è sulla mappa di Fortnite si scioglierà pian piano, ma non è tutto chiaramente. Sappiamo come la Epic Games ci metteva dei piccoli indizi all'interno dei Battle Pass precedenti, e per chi di voi ha visto il mio video di tantissimo tempo fa sul fatto che un meteorite avrebbe colpito la mappa di Fortnite, c'erano un sacco di indizi all'interno del Battle Pass, come i dinosauri, una meteora, un'esplosione, un sacco di indizi all'interno del Battle Pass che facevano capire che qualcosa di esplosivo, che una meteora, insomma, sarebbe arrivata a colpire la mappa. E perché questo Battle Pass dovrebbe essere diverso? Dopo tutto, anche nel Battle Pass della stagione 4 c'erano i riferimenti al castello che poi sarebbe comparso nelle season dopo, quello diciamo di Dracula, eccetera. Quindi ogni season sappiamo che ci dà degli indizi su quello che succederà dopo, sulle skin che verranno dopo, o comunque su qualche avvenimento che succederà in futuro. E sto parlando delle icone che ci vengono fornite man mano che completiamo il Battle Pass. Da prima vediamo un uovo, e lo potremo vedere come un uovo di dinosauro, siccome non molto tempo dopo una skin da dinosauro è stata rilasciata in Fortnite. Ma progredendo con il Battle Pass, vedremo una stella cadente, ossia un annuncio imminente, infatti perché proprio verso la fine, negli ultimi giorni del Battle Pass, vi è una emote con un'esplosione. Che sia l'esplosione che la caduta del meteorite provocherà? Ma soprattutto, perché il penultimo premio ricevuto è un'icona con un fossile di dinosauro? Si sa che i dinosauri si sono estinti appunto in seguito alla riva di un meteorite sulla Terra. E nel Battle Pass è narrato appunto questo evento, dalla nascita dell'uovo del dinosauro fino al suo fossile provocato dall'esplosione della stella che cade. Se andiamo ad analizzare il pass battaglia della stagione 7, ce ne sono un sacco di cose che fanno pensare a un imminente disgelo. Il primo lo troviamo a pagina 48, dove c'è lo spray Oblò, dove appunto c'è questo spray dei pesci e delle cose sottomarine insieme a un Oblò che probabilmente deriva da qualche sottomarino. Il seguente lo abbiamo a pagina 62 con ben due indizi in uno. Prima di tutto il sole, e come sappiamo il sole e il suo calore fanno sciogliere tutte le cose. E addirittura il pupazzo di neve gocciolante. Questo chiaramente fa capire che si sta sciogliendo, ma si vede anche. Poi a pagina 84 abbiamo un polipo che è una creatura marina e molto probabilmente, magari nella prossima season, avremo creature marine, anche perché a pagina 80 c'è sempre la cosa dei pesci, l'inganno, diciamo, c'è l'amo con i pesci. Ma oltre il picco polare che potete vedere sulla mia destra, sicuramente ci saranno un sacco di altre cose e un sacco di altri indizi all'interno della mappa che ci possono far capire che molto probabilmente, anzi molto sicuramente, tutto sulla mappa si scioglierà. E il primo di questi non possiamo non conoscerlo e non sottovalutarlo è il sottomarino. Nella prima settimana le missioni per chi ha il Battle Pass erano di andare a visitare il sottomarino per ben due volte, sia come missione sia come oggetto, diciamo, per la stella finale del Battle Pass. Quale simbolo maggiore di questo per farci capire che molto probabilmente ci troveremo a pilotare dei sottomarini nella prossima season? Abbiamo ormai visto anche i veicoli come gli aerei, i quad, le golf cart, perché non anche dei sottomarini per andare in dei pezzi della mappa che magari non è possibile raggiungere nuotando? Cioè, sarebbe veramente fighissimo prendere la propria squadra e andare sott'acqua ad esplorare le profondità di Fortnite con un sottomarino. Sarebbe veramente qualcosa di fighissimo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo trovereste fighissimo. Come vedete qua abbiamo anche l'oblò che abbiamo trovato, diciamo, nelle immagini del Battle Pass. Stop tu furbetto!
Se il video ti sta interessando e vorresti vedere altri video del genere, ti chiedo una cosa velocissima che non ti costa assolutamente niente. Ti chiedo di andare nello shop e cliccare su supporta un creatore e poi inserire il codice OCTPFI tutto minuscolo, tutto attaccato, e poi cliccare su accetta. A te non costa niente, né V-Bucks né soldi. A me dà una grandissima mano e devo ringraziare già tutti coloro che lo stanno facendo, che sono circa 9500. Quindi grazie mille amici miei e buona continuazione del video. Chiaramente però questi non sono tutti gli indizi che ci troviamo all'interno della mappa. Se non ricordo male, una delle ultime missioni del Battle Pass della stagione 6 era di ballare davanti a dei pesci. Può essere una cosa che magari non c'entra nulla, però non so, proprio così alla fine della season 6, cioè messo lì a caso quella missione lì, avete mai visto missioni del genere? Boh, secondo me qualcosa può significare. Per non parlare dell'ultimo elemento che io ho scoperto, sicuramente magari ce ne sono altri e se ne sapete altri fatemi sapere, però io ho scoperto questo, anzi, beh, non l'ho scoperto io, però insomma c'è, è l'orologio solare che c'è adesso nel deserto, che è stato aggiunto appunto con l'avvenire della season 7, che prima non c'era. E uno si chiede, ma perché un orologio così, un orologio solare si trova all'interno del deserto? Come potete, lo potete vedere dall'alto, quello è un orologio solare. Chiaramente non funziona, però è comunque un orologio. E di solito gli orologi stanno a indicare il tempo che passa e qualcosa che magari potrebbe andare a succedere. Chissà. Vedete questo orologio qua? Perché è stato inserito? Che senso avrebbe inserirlo senza un preciso motivo? Sicuramente sta a significare qualcosa. Che cosa esattamente? Il fatto che sia anche nel deserto magari ci fa capire che probabilmente un imminente disgelo è alle porte. Ma quelli sono solo piccoli indizi. Ce n'è però uno che veramente è una cosa molto particolare, molto strana, e che di solito l'Epic non ha mai fatto, ossia sponsorizzare un proprio gioco gratis oltre a Fortnite. Perché l'Epic Games ha altri giochi che ha creato, come Hello Neighbor, Hide and Seek, o questo gioco qua, Ashen, o quest'altro gioco qua. Però in questi giorni ce n'è uno completamente gratis nello shop, quindi non so se sia per PlayStation, per Xbox o per Switch o per altre piattaforme, però per computer c'è ed è completamente gratis e vi consiglio di scaricarlo, io l'ho già scaricato. E questo gioco, guardate un po', si chiama Subnautica. E questo gioco è un gioco di esplorazioni di un mondo sottomarino e di un mondo sommerso, quindi questo ci fa capire che l'Epic Games se ne intende di cose sommerse, di mostri, di creature, di navi, eccetera eccetera. Qua possiamo vedere degli screen del gioco e sicuramente se aggiungessero qualcosa del genere su Fortnite sarebbe veramente fighissimo. Creature sottomarine o comunque combattimenti sottomarini, il che non è niente di infattibile perché abbiamo visto anche diversi Call of Duty in cui comunque ci sono combattimenti sott'acqua, quindi non ci sono problemi. Magari questo ci suggerisce il fatto che nella stagione 8 vedremo combattimenti sottomarini, un bel disgelo di tutta la parte innevata della mappa di Fortnite e molto probabilmente i nuovi sottomarini, combattimenti acquatici, creature sottomarine e cose del genere. Non lo so, fatemi sapere voi come la pensate su tutto ciò, perché secondo me se uniamo tutti i puntini ci viene fuori una storia che si regge in piedi, anche perché lo sappiamo come in passato l'Epic Games mise indizi di quello che sarebbe successo in futuro. Anche questo potrebbe essere un insieme di indizi che ci spoilerano un po' di cose della season 8. Insomma, penso che la season 8 ci riserverà un sacco di sorprese, ma dopo tutto lo sappiamo che l'Epic Games ci fa sempre sognare, ci fa sempre un sacco di sorprese e sono veramente contento di ciò. Che cosa penso succederà io? Allora, la mappa si scioglierà sempre di più, perché chiaramente dopo il periodo natalizio, che finisce appunto circa a febbraio, perché inverno finisce a febbraio, poi a marzo c'è la primavera, sicuramente la neve si scioglierà bene o male tutta. Molto molto sicuramente tutta, non rimarrà neanche una parte innevata o comunque, ma proprio una piccola piccola parte, immagino io. E tutta la neve che si scioglie però andrà a formare un nuovo pezzo di mappa che sarà tutto acquatico. Ci sarà sicuramente Boschetto Bisunto che sarà sommerso dall'acqua questa volta, sarà completamente sott'acqua e probabilmente le cose come sottomarini verranno, o moto d'acqua, verranno aggiunte all'interno di Fortnite in modo da poter essere utilizzate per giocare. Queste sono solo delle piccole speculazioni su quello che succederà in futuro, su quello che io vorrei che succeda in futuro, ma fatemi sapere anche voi come la pensate, che cosa vorreste vedere in futuro su Fortnite. Ma sicuramente la cosa che voglio più vedere è quel cavolo di bunker di Bosco Blaterante aperto. Finalmente dopo 80 season è l'ora che si apra quel bunker.
Anche oggi ringraziamo la propria Vitalina Salon qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 181 e cresciamo sempre più. Commentate con quello che ne pensate voi di tutte queste teorie, lasciate un piace se vi è piaciuto il video, condividetelo ai vostri amici e fatelo se vi sembra un video fighissimo. Ricordatevi di supportarmi come un creatore e di andare a seguire su Instagram se volete, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!